I nostri soldi, i mercati, il lavoro, i nuovi equilibri internazionali dopo il coronavirus. Sì, perché dobbiamo pensare al dopo coronavirus. È inutile stare a crogiolarsi in quello che è il nostro presente, che è un presente difficile, è un presente importante, è un presente di cui parleranno i libri di storia sicuramente. Noi dobbiamo renderci conto che siamo in un periodo storico importantissimo, grazie a causa, anzi, di questo coronavirus. Il libro che noi stiamo per raccontare ai nostri ascoltatori, prossimi lettori, è pubblicato da Chiare Lettere, si intitola Anno Zero DC. Non dopo Cristo, ma dopo coronavirus. Mariangela Pira ne è l'autrice. Mariangela Pira insieme con noi, ben ritrovata nel posto delle parole, ben trovata anzi. Grazie per avermi invitata. Ed eccoci qua, Mariangela Pira, ricordo, leggendo nel risvolto di copertina, giornalista professionista, conduttrice, reporter da Sky TG24, ideatrice della rubrica economica quotidiana hashtag Tre Fattori, tra l'altro disponibile anche su LinkedIn. Tra l'altro Sky TG24 ha preparato, ho letto oggi, uno studio simil Casa Bianca per le elezioni americane, Mariangela Pira. Sì, esatto, stiamo veramente preparando i numeri. Devo dire che stiamo preparando uno speciale pazzesco, ora non dovrei essere io ovviamente a dirlo, ma abbiamo dei collegamenti incredibili, abbiamo uno studio e sembra di essere veramente nello studio della Casa Bianca in diverse sue angolature, quindi molto bella anche la scenografia, però soprattutto i contenuti, ti devo dire, stiamo lavorando veramente molto molto bene anche per parlare dell'economia nello specifico, con dei grafici che stiamo preparando a confronto tra Trump, il secondo mandato Obama, Trump pre-Covid, Trump post-Covid, perché di fatto poi Trump, sai, nel 2019 ha fatto bene nell'economia, quindi comunque bisogna avere l'onestà intellettuale di ammetterlo, quindi faremo il punto di questa situazione, insomma, sarà una lunga nottata. Sarà una lunga nottata, però Mariangela Pira, lo chiedo in qualità di giornalista, quanto sì, il coronavirus, almeno qui in Italia, ha un pochino offuscato, perché io ricordo le altre volte delle altre elezioni, c'era un dibattito continuo. Oggi qui in Italia questo dibattito ci sarà stasera e domani di sicuro. Hai ragione. Scusami, mi stai facendo riflettere su questo adesso. È vero, hai ragione. Se ci pensi, stamattina hai presente quando abbiamo aperto i giornali online, c'era Gigi Proietti dappertutto, riposo certo, in pace. Mentre invece adesso è già molto sotto, Covid, Gigi Proietti è sotto Casa Bianca, sfida elettorale. Quindi effettivamente hai ragione, non ci fosse stato il Covid, noi a quest'ora staremmo parlando solo di questo. Quindi effettivamente ho offuscato un po', è un ragionamento che fila. Ha offuscato un po' tutto quanto il Covid, ma proprio sì, perché ha offuscato c'è bisogno di alzare il velo, di capire di più, cercare anche proprio come impegno civile di entrare dentro le cose e non semplicemente aspettare i numeri. I numeri sono importanti, ma le parole sono ancora molto di più, nel senso che riescono a spiegarci. E proprio per coniugare il verbo spiegare, Anno Zero, DC, dopo coronavirus, di Chiare Lettere, scritto da Mariangela Pira, questo è un momento importante. Sì. Da che cosa nasce la necessità, Mariangela Pira, oltre allo scritto, oltre al pezzo quotidiano che si scrive, anche di andare a ragionare dentro le parole di un libro per circa 250 pagine? Innanzitutto, guarda, spero che tu presto lo possa leggere tutto, è molto scorrevole, nel senso che io sono una classicista, quindi non volevo scrivere un libro da economista. Chiedo scusa, ma devo già parlare al passato, perché noi ne raccontiamo dopo aver letto il libro, ovviamente, Maria Angela Pira. Ok, altrimenti... scusami, non lo sapevo. Ah, grande, vedi, sono contenta, quindi avrai visto che è un libro molto scorrevole, pensavo avessi letto alcuni capitoli, ovviamente non tutto perché è bello grosso. Devo dirti però che da classicista è scritto in modo, avrei visto, parlo di Platone, di Aristotele, cerco di spiegare la differenza tra Keynes
e altri economisti dei recenti secoli, per far capire proprio quando si parla di quei termini, ho parlato di una politica keynesiana, di che cosa si sta parlando. Ora, DC, come tu giustamente hai detto, è dopo Covid, ma non è tanto dopo Covid nel senso il Covid è passato, perché ci stiamo ancora dentro, è DC nel senso quest'anno è un anno spartiacque sullo smart working, sul modo in cui è interpretato il capitalismo, sulla geopolitica economica, sulla globalizzazione. Molte cose da adesso in poi cambieranno. Ecco il senso di DC. DC che è anche un richiamo ovviamente ai miei studi classici, perché ci tengo a sottolineare che le cose vanno spiegate bene. E quando uno ti parla di spread o di politica monetaria o di abbassamento dei tassi, non sono cose che si trovano sulla luna, sono cose comprensibilissime se uno te le spiega. Quindi io ho chiesto agli esperti di spiegarmele come se io fossi davvero il lattaio dell'Ohio e le ho replicate così come me le hanno spiegate. Quindi l'utilità sta nell'avere una sorta di bigino che ti spiega tutto. Poi le cose sono in evoluzione, però lì intanto tu hai le basi da cui partire e le definizioni. Le basi da cui partire, perché l'uomo, lo diceva già un certo Aristotele, che tra l'altro è anche ben presente in questo libro, l'uomo è fatto, e l'uomo, la sua missione è quella della conoscenza, no? E qui in questo caso, questo libro che attraversa l'economia e non solo, nelle prime pagine già c'è il richiamo aristotelico dicendo che l'uomo non possiamo ricondurlo solamente a quello che è l'economia, perché oggi come oggi, Mariangela Pira, non possiamo più ragionare per cassetti a cosiddetti compartimenti stagni, no? Dobbiamo ragionare in maniera sempre più complessa, e la parola complessità oggi, chiaro, ci fa molto paura, noi ragioniamo per semplicità, arriviamo a leggere, se va bene, i titoli dei giornali, però la semplicità, vero, spesse volte, per fortuna, è una complessità risolta, ed è lì il nodo di Gordio, Mariangela Pira. Guarda, concordo con tutto quello che hai detto, una cosa non esclude l'altra, io credo che est modus in rebus, tu devi parlare in modo semplice per farti spiegare quando sei un giornalista e hai anche, prima di tutto, un dovere divulgativo, quindi io quando vado in onda, non vado in onda perché a casa dicano, oh, come parla in termini difficili, come è brava. Non è questo il senso è andare in onda di modo che ti capiscano, altrimenti perché vai in onda, che servizio pubblico è? Quindi questa è la prima cosa. La seconda invece, come hai detto tu, non si può ragionare in compartimenti stagni o fermarsi sui titoli dei giornali, per questo io dico ai giovani che mi seguono, ragazzi, leggete più fonti, leggete più articoli, leggete, comprate un libro, di modo che comunque vi fate la vostra idea, perché vada bene, la gente che ti dice sono contro questo, sono contro quell'altro, sono contro Tizio, Caio e Sempronio, lo dice perché non ha mai letto un articolo di giornale, perché se avesse letto comprenderebbe di più e sarebbe anche più prona alla discussione. Mentre invece io vedo che c'è questo tono accusatorio, che ovviamente è esacerbato dai social, assolutamente Umberto Eco aveva ragione, quindi la situazione è come dire, siamo come un cane che si morde la coda in continuo. Invece noi giornalisti dovremmo cercare di abbassare i toni, di semplificare il linguaggio, di modo da arrivare un po' di più alla gente, perché evidentemente qualche colpa ce l'abbiamo anche noi. Altro che. Facciamo un passo indietro, Mariangela Pira, perché è un passo indietro importante, sembra di essere del tutto fuori argomento, ma il passo indietro che voglio fare è per farne molti avanti, ovvero ricordare la figura di una persona peraltro molto ricordata in questo libro, anche non solamente nei ringraziamenti ma anche in apertura, Paolo Borsellino, ecco. Quel grazie a Paolo Borsellino non è semplicemente un grazie formale, in che modo, Mariangela Pira, il tuo grazie attraversa la figura, le parole, il pensiero di Paolo Borsellino? Allora, ho un piccolo problema in questo senso, nel senso che mi viene sempre il nodo alla gola quando parlo di lui, quindi spero di essere brava. Io ho deciso di fare la giornalista il giorno che lui è scomparso, quindi per me lui è una figura importantissima da sempre. Ne ho visitato l'ufficio, ho visto i suoi luoghi, ho toccato la sua poltrona, ho visto le sue carte, lui per me è fondamentale, ho i video sul cellulare,
o le foto. E credimi, a volte mi dispiace che siano idolatrate persone che non valgono un'unghia. Di Paolo Borsellino, che secondo me è anche troppo poco citato rispetto a quanto dovrebbe essere citato. E poi concludo dicendo che quando sono andata a Palermo l'ultima volta, mi hanno detto che lui si allontanava da solo quando sapeva che il tritolo era già arrivato per lui, per risparmiare la scorta. E io mi chiedo, chi farebbe mai una cosa del genere, se non un grande, no? Quindi, e poi lui era molto onesto intellettualmente, spero di rimanere così, di essere sempre onesto intellettualmente. E il percorso dell'onestà intellettuale attraverso questa ricerca profonda che Mariangela Pira ci propone con il libro Anno Zero, dici, porta la prefazione di uno dei personaggi che è più presente, non certamente per desiderio suo, tant'è vero che proprio oggi mi è stato detto che ha comunicato, sto parlando di Massimo Galli, ha comunicato che da domani e per una settimana non comparirà in televisione, quindi si prenderà un tempo dedicato proprio alla sua professione. Ecco, in che modo il contatto è venuto con Massimo Galli, che tra l'altro scrive una prefazione che è veramente tutta da leggere, perché è un Massimo Galli che non conosciamo. Tra l'altro, scusami, grazie che mi chiedi di questo, perché a me non può rido. È una cosa che ho azzeccato, perché io a Sky, quando l'abbiamo conosciuto io e Moreno Marinozzi, che conducevamo la mattina, a febbraio, agli inizi del virus in Cina, e lui ci disse: se bloccano 40 milioni di persone, ragazzi, non è una cosa positiva, Quindi pensa di quanto stiamo parlando, di quanto tempo fa. Il primo caso l'abbiamo avuto a fine febbraio in Italia, per intenderci, perché i radioascoltatori ci capiscano. Quindi quello che ti dico è, tu ti rendi conto di quanto lo abbiamo conosciuto prima, e lui in quella puntata disse fuori onda, mi raccomando, io raccomando pervicacemente a suo padre di vaccinarsi. E io però mi ho detto, ma chi è che usa pervicacemente? Poi, risentendolo e riascoltandolo, ho detto, secondo me, se io gli chiedo una prefazione storico-scientifica, questo è alla pari di Barbero. Quindi è stata una scommessa, è stata una grandissima scommessa, e l'ho azzeccata, incredibile. Avrei potuto chiedere a un altro e sbagliare, invece no, l'ho chiesta a lui, l'hai letta, è perfetta, perfetta, tanto che secondo me gli arriveranno anche delle richieste. Perché ci porta Massimo Galli dalla peste Antonina fino ad oggi, è vero. Raccontandoci nella maniera semplice ma profonda perché succedono queste cose, perché anche Cristoforo Colombo ha scoperto la cosiddetta America, ma ha portato il virus, e se l'ha portato una caravella, Massimo Galli si chiede perché non può portarlo, per esempio, un aereo che si leva in volo, e quindi è molto molto più semplice. Mariangela Pira, questo racconto che viene realizzato in questo libro partendo da un dato economico complessissimo, dai mercati, dalle loro reazioni e da quello che è la risposta delle banche, perché ogni giorno noi siamo col fiato sospeso, chi più chi meno, come la borsa risponde, e tutto quanto è sempre molto molto legato. Ecco, cosa ci possiamo aspettare da questa realtà molto complessa? È chiaro che fare questa domanda è come porre la domanda di che tempo potrà fare fra 10 anni, per esempio. Hai ragione, sicuramente, però quello che ti dico io è che su questo hai ragione, noi non possiamo, l'esercizio della previsione su cui si basano le borse, chi lo può fare oggi, che non sappiamo cosa accadrà tra 2 ore? Quindi tu hai preso tutti questi gestori che facevano gli dei, io conosco tutto dei risparmi, della gestione dei tuoi investimenti, invece poi alla fine si sono trovati contro la malattia. La malattia che in certo qual modo ti blocca, perché riesce a bloccare tutti, anche i più potenti, perché è una grandissima livella. Quindi che cosa succede adesso? Succede che l'uomo si adatta a tutto, secondo me. Tu ti ricordi quando c'è stato l'11 settembre, che cosa si diceva fino a
almeno un mese dall'accadimento. Cosa si diceva? Non ci saranno più grattacieli, non si abiterà più nei grattacieli. L'altra cosa, non si andrà più negli aeroporti. Chi viaggerà adesso? Ma chi avrà il coraggio di viaggiare così per le metro, eccetera? Invece, secondo me, l'uomo si adatta col tempo. Quindi io credo che sarà così anche questa volta e sarà così anche negli investimenti. Si cambierà l'IVO, si cambierà, perché non ci sarà più la moneta di carta. Tra poco ci sarà una moneta digitale, con quello che ne consegue, con i pro sicuramente, la semplificazione, la facilitazione, gli scambi senza portarti dietro tipo il portafoglio, però ci sarà anche la complessità del gestire la nostra privacy, del fatto che comunque basta una lettura di quell'algoritmo, tu sei esposto. Come si risponderà a questa sfida? Siamo preparati? Questo lo vedremo. Certo, le cose cambieranno. E chiudo solo con una cosa. Fino a 2 anni fa, se tu chiedevi a una mia amica avvocato, guarda, ho chiesto lo smart working, però mi hanno detto sia mai lo smart working 2 anni fa, sia mai, no, mi dispiace per tuo figlio piccolo, però sia mai lo smart working. Invece adesso, a marzo, da 500.000 a 8 milioni in smart working dal sabato al lunedì. Quindi io dico anche qui, est modus in rebus, non saremo 8 milioni, però si sa che c'è uno strumento, non siamo indispensabili al lavoro, c'è uno strumento che ci permette anche magari di aiutare la sostenibilità e l'ambiente. Quindi io non la vedo negativa. Ci saranno delle cose positive e delle cose negative. Come sempre succede anche nel periodo di maggiore, certo, di maggiore crisi, e sta a noi, nessuno escluso, ma in primis, certo, ovviamente coloro che hanno in mano le istituzioni a capire questa cosa. Però Mariangela Pira, io vorrei soffermarmi sul capire, sul comprendere il significato. Sì. Io forse sarò molto romantico, me lo sono chiesto, no? Diverse volte leggendo questo saggio, ma se noi avessimo una persona nella quale potessimo riporre la parola difficilissima, la parola speranza, quella che un tempo antico si chiamava la docta spes, forse questo potrebbe essere un tempo in cui veramente si potrebbe seminare in maniera molto forte. Sì, sono d'accordo, però sai qual è la cosa che mi scoraggia? Che io ne parlo tantissimo nel libro, anche nella prefazione, quando parlo di Riccardo. Secondo me noi dovremmo un po' tornare alle basi. Quello che a me scoraggia di questo paese, ma vedo che accade anche in Francia, in Inghilterra, lasciamo stare, è che non si riparte dagli errori. Ci sta a sbagliare, soprattutto se una cosa non la conosci e arriva come uno tsunami dalla finestra e ti investe. Però impara da quegli errori. Per esempio, quello che io non vedo è l'investimento in competenze. Lasciamo stare Mario Draghi, che viene descritto da tutti come il cavaliere bianco, però non è che si può affidare a un signore che magari davvero non ha voglia di entrare in quella mischia, che poi è mischia che significa che viene insultato a partire dal giorno dopo, anche quando fai delle cose giuste, perché lui dovrebbe farlo? Però lasciamo stare lui, quante competenze ci sono in Italia? È possibile che non si riparta da una classe politica che abbia queste competenze? È da lì che si deve ripartire, dallo studio, dal leggere, dall'avere queste competenze, perché altrimenti siamo punto e a capo. Quindi la spesa di cui parli tu, io non la riporrei nelle mani di una persona, però un po' come diceva Einaudi quando diceva conoscere per deliberare, e qua si delibera, però io vedo che si conosce poco. Ho capito cosa ti voglio dire, Livio? Sì. Secondo me dobbiamo proprio partire da questo, e io questo sinceramente non sono una catastrofista, non punto il dito. Se io fossi stata al governo a marzo avrei fatto tantissimi errori, per questo mi pongo contro chi è sempre questo no, questo no, questo no. La domanda è: tu cosa avresti fatto in quell'emergenza? Bisogna stare comunque uniti, io su questo sono d'accordo. La famosa domanda di Kennedy, anche... la famosa domanda di Kennedy, non chiederti cosa lo Stato fa per te, ma cosa fai tu per lo Stato, anche oggi è necessaria. Lo Stato giustamente deve fare, però anche noi. Ha ragione a proposito. Però, Livio, prego. Però Livio, tu puoi dire che la gran parte degli italiani a marzo-aprile non hanno fatto. Altro che. Capito? Poi a un certo punto tu ti chiedi, ti faccio un esempio banale, ti ripeto, non sono quella che punta il dito, però io ti dico,
a luglio, agosto, settembre, anziché parlare di discoteche o ripetutamente di banche, ma sicuramente la colpa l'abbiamo anche noi giornalisti, mi ci metto in mezzo. Perché, per esempio, non pensare di potenziare i medici di base, renderli parte del sistema sanitario nazionale e dire loro: vi riforniamo di persone che vi aiutino e di kit per fare i tamponi in casa delle persone, così evitiamo di non dare i pronto soccorso a chi magari non ha i sintomi. Guarda che questa è una decisione proprio banale, eh? Mi sembra proprio di scoprire l'acqua calda, però questo banalmente avrebbe aiutato. Invece è scoraggiante sentire di discoteche, regioni, chi è più bravo tra regioni e governo centrale, oppure opposizione e maggioranza e basta. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma non si vede che il paese è diretto verso un iceberg, anzi. Diciamo che l'abbiamo già colpito. L'abbiamo già colpito e forse lo colpiremo, speriamo non troppo, in maniera brutale. Anche in questo libro ho avuto modo di incontrare quello che, forse, ripeto, con eccessivo romanticismo rispetto al presente o al futuro. Ecco, in un capitolo molto breve, ma che ha un titolo importantissimo, no? E questo libro porta molti esempi. Quando Mariangela Pira parla di nuovo capitalismo, ecco, ora non sto dicendo in altre parole che tutto questo è a causa di questo capitalismo frenato, liberismo e così via. Però oggi come oggi, forse non solo l'Italia ma l'Europa tutta dovrebbe avere la capacità di pensare a un nuovo capitalismo. Guarda, io sono romantica come te, credo in un paese migliore, credo che per chi ci ha lasciato, citavamo prima il grande Paolo, noi abbiamo il dovere di fare un quid in più per lasciare un miglioramento della società civile. Questo lo credo e me lo propongo tutti i giorni, anche se spesso la realtà è che non riesco. Però io ti dico, io ci credo a questa cosa qua. Nel momento in cui, quando mi dicono, sai, Del Vecchio fa tagliare del 50% lo stipendio dei suoi manager e lo dà alle prime linee, però se non lo fa lui, che ha i soldi, chi lo fa? No, non è questo il ragionamento. Il ragionamento è: una persona nota dà la direzione e dice, guardate che chi è in prima linea e sta lavorando all'occhialeria, in questo momento deve essere tutelato, è un simbolo e anche pagarlo di più. Quindi si tagli lo stipendio chi in questo momento ha più tutele. Io l'ho trovato una cosa veramente lungimirante, che arriva peraltro da un 89enne, non so se mi spiego, Livio, non da un 50enne. Arriva comunque la direzione, così ha fatto il pastificio Rana, così hanno fatto altre realtà del Nord-Est. Io questa cosa la trovo giusta. Bisogna puntare su una forbice che diminuisca, perché non esiste che ci sia chi guadagni 100 e chi guadagni meno di 1, perché siamo a questi livelli. Quindi non è possibile, bisogna trovare una via di mezzo. Non ti dico che devi guadagnare 90 se uno guadagna 100, però 40, e 40 sì però, perché comunque non siamo animali e non siamo neanche oggetti, siamo delle persone. Non voglio scomodare Marx, però il nostro lavoro è quello che ci qualifica ed è importante essere pagati per quello che produciamo. Quindi io ci credo che questo Covid sia un'occasione per cambiare le cose. Ci credo, anche se il mio timore è che come sempre poi saranno occasioni perse. Però qualche direzione, qualche cambiamento piccolo anche in questa fase, io l'ho visto. Si vede. Dobbiamo essere veramente, giustamente come dicevano i comunisti al tempo del Politburo, ottimisti realisti. E vorrei chiudere questa nostra conversazione, Mariangela Pira, con una parabola che comincia all'inizio e termina alla fine del libro. Vado a leggere: è un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze, perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo. Queste erano le parole di Anna Frank all'inizio del libro, però nell'ultima pagina c'è un'altra citazione che voglio condividere con i nostri ascoltatori, i prossimi lettori, quelle di Dietrich Bonhoeffer.
Bonhoeffer nel suo straordinario libro Resistenza e Resa, dove diceva l'essenza dell'ottimismo non è soltanto guardare al di là della situazione presente, ma è una forza vitale, la forza di sperare quando gli altri si rassegnano, la forza di tenere alta la testa quando sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, una forza che non lascia mai il futuro agli avversari, il futuro lo rivendica per sé. Devo dire due citazioni che ci danno respiro e nella quale noi possiamo sperare, Mariangela Pira. Sì, assolutamente sì, conservare sempre la speranza, anche perché, Livio, guardando quello che ha vissuto Anna Frank, non possiamo paragonare quello che stiamo vivendo adesso a una guerra, come fanno taluni. Non è che io quando faccio i collegamenti a casa da Sky, per carità, posso lavorare 13, 14, 15 ore al giorno, è vero. Però non è che cammino di soppiatto perché fuori i fucili contro o c'è chi mi porta ad Auschwitz. Come posso paragonarmi ad Anna Frank? Capisci come? Oppure cosa fai? Non puoi vedere Netflix? Non puoi guardare sul PC una serie televisiva? Non puoi ordinare il cibo tramite il computer o tramite il tuo telefonino? Di che cosa stiamo parlando? Ma che guerra è? Ma non è una guerra, è un periodo molto difficile dal quale usciremo. Io sinceramente spero cambiati, non so se è meglio, tutti noi abbiamo un dovere e un compito che è quello di fare un repulisti dei social, noi giornalisti per primi non rispondere alle polemiche, cercare di portare sempre una prospettiva diversa, una buona parola, evitare il litigio, cercare di dare il buon esempio. Io di questo sono convinta, perché è un po' come chi fa male sui social, se tutti facessimo bene supereremmo chi fa male. Se tutti però non lo facciamo, non li potremo superare mai. Mariangela Pira, prima di salutarci, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? A me dici? Certo. Allora, io con me ho sempre la Fallaci che riguardo. Sono un po' banale, lo so, però tu lo sai che io praticamente ho speso veramente un rene per comprare le sue seconde edizioni, perché le prime erano troppo costose. Però leggo spesso Niente così sia, su Vietnam, mi aiuta tanto anche la sua scrittura ad appianare un po' e smussare la mia. Leggo tanto Se il sole muore sullo sbarco sulla Luna. Questi sono i miei due preferiti, cioè li ho proprio con me sul comodino, sempre. Grazie davvero Mariangela Pira, autrice del libro Anno Zero DC dopo Covid, i nostri soldi, i mercati, il lavoro, i nuovi equilibri internazionali dopo il coronavirus. Livio, grazie per lo spazio. Grazie e buon lavoro Mariangela Pira. Grazie a voi.